Con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore e dello studio CFC Legal, raggiungibile a numero 327-692-3654 oppure a bbtutela@gmail.com. Benvenuta. Benvenuta anche a voi. Si parla del nuovo stop della riscossione. Dobbiamo aspettare comunque il 27 settembre, dove il governo dovrebbe ufficializzare le novità sul rinvio. Si parla però di una proroga selettiva, un rinnovo solo per alcune categorie, quelle che dovrebbero essere state più colpite dagli effetti della pandemia, e solo relativo però alle cartelle prodotte nel periodo della pandemia. Lunedì 27 settembre ci sarà il Tax Show Live, un business webinar gratuito. Tutti i lunedì sera alle 19 si parlerà di quelle che sono le possibilità, ma soprattutto le strategie e i vizi che possono aiutare i contribuenti a risolvere le proprie difficoltà nei loro debiti. Moltissimi imprenditori hanno ricevuto le cartelle esattoriali ferme da un anno e mezzo. Bisogna parlare di fare molta attenzione. Chiunque ricevesse un atto intimazione di pagamento in 5 giorni dovrebbe correre immediatamente a fare l'opposizione. Secondo la sentenza della Cassazione Civile Sessioni Unite, sentenza del 17 novembre 2016, la numero 23397, i crediti erariali Sessioni Unite si prescrivono tutti in 5 anni. Visto che c'è questa sentenza della Cassazione, che cosa fa l'Agenzia Entrate Riscossioni? Tende a mandare un'intimazione di pagamento. Questa intimazione di pagamento in 5 giorni agisce come interruzione dei termini. Ci sono 30 giorni di tempo per fare opposizione o addirittura 60. Ma mentre il 30 di settembre scadono le rate. Stiamo parlando della scadenza della rata della rottamazione di luglio 2020. Se non viene pagata al 30 di settembre, naturalmente il piano decade. Chi non è riuscito a pagare le rate in scadenza in questi ultimi 2 mesi e non riuscirà a far fronte alla richiesta economica da qui a fine novembre, può chiedere comunque la conoscenza legale del suo debito. È importante chiedere la conoscenza legale, quindi bisogna che i nostri contribuenti si ricordino sempre di chiedere anche la verifica delle notifiche. È stata con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore e dello studio CFC Legal, raggiungibile al 327-692-3654 e a bbtutela@gmail.com.